a sognare tutte le sere con Dani, Jimmy e Fede. Ascolto e chiudo, rido che c'è break humor. Non ti rilassare, non ce n'è nessuno. Signori del cattivo gusto, sentenze un po' su tutto. Sicuro tornerai sul pop di Doesn't Matter. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova incredibile live del Doesn't Matter Podcast, l'unico programma che viene onda tutti i giorni dal lunedì a giovedì dalle 21 alle 23 qui su Twitch con un bellissimo Daniele Doesn't Matter, che sono io, un bellissimo Jimmy The Fear, che è lui, e Federico Lotto. Perché io sono una merda, sono io. Sto scherzando, è un bellissimo Federico Lotto. Questa sera, ragazzi, parleremo di un sacco di cose e per la precisione apriremo con le notizie del giorno, con Predicano Bene e Razzolano Male. Poi avremo una sfilza di notizie flash, Cina in calo, Villa in vendita, Basta Lavarsi, Castello da Record, Vendetta d'Amore, Vespa 75 e GoPro Porno. Poi passeremo al Giro del Giorno, che è la ragazza asiatica, nonché che dà il titolo a questa live di questa sera. Poi avremo il ritorno della botte di cool con Apple tra le Apple. E infine l'angolo della morte, parlando di Nedo Settimelli e Milva. Sicuramente nella vostra vita avrete sentito svariate volte il detto predica bene e razzola male. Questo detto sapete come nasce? Perché uno, un prete predica e poi razzola. E poi si comporta male comunque. Esattamente. Sì, quello sappiamo cosa vuol dire, ma com'è che nasce? Come hai detto tu, come Fede? L'hai detto perché male, ma è così. Questo perché nasce... i predi ti comportavano male, cioè ti predicano il codice di comportarsi bene e poi un prete ha un comportamento sbagliato, per questo dice predica bene e razzola male. Nasce proprio con la Chiesa, quando i preti facevano il sermone e alla fine erano i primi a non ascoltare le proprie parole. E la notizia di cui parliamo oggi non poteva che rappresentare al meglio questo detto, perché per oltre 20 anni, ovvero fino al 2016, il Vaticano ha fatto degli investimenti in un'industria molto particolare. Sapete quale? Il porno. No. Criptovaluta. Nemmeno la criptovaluta. Anche di criptovaluta. È un hacker. Comunque. Preservativi. No, voglio indovinare. No, non è preservativi. Dammi un indizio. Ci siamo armi, quasi però. Armi. No, è più vicino ai preservativi. Preservativi, pillola anticoncezionale. Esattamente, quella che produce la pillola del giorno dopo. Dopo aver predicato per millenni di quanto fosse importante la vita in qualsiasi sua forma e aver condannato gli aborti, si scopre che il Vaticano traeva guadagni dall'industria stessa che si occupa di interrompere le gravidanze. E a scanso di equivoci, la posizione del Vaticano a tal proposito è sempre stata abbastanza chiara, perché pur riconoscendo che si tratta di un farmaco contraccettivo e non di un farmaco abortivo, il Vaticano chiede l'obiezione di coscienza sulla prescrizione di tale farmaco. Dice, se non lo vendete, meglio non lo acquistate perché siete brutte persone. Insomma, come dicevo all'inizio di questa notizia, questo è un esempio lampante del detto predicare bene e razzolare male. E visto l'origine della nascita di questo detto, non poteva essere rappresentato al meglio che con questa vicenda. Bellissimo però, Sì. Sì, vabbè, è un... Mai fidarsi dei preti. Soprattutto se sei minorenne. Come sappiamo, la Cina è il paese più popolato al mondo e il problema della sovrappopolazione è preso così seriamente che fino al 2013, nel caso in cui non lo sapevate, è stata introdotta una legge che obbliga le famiglie ad avere solo due figli. Dal terzo figlio in su la famiglia incorre in sanzioni elevatissime.
Ma ora c'è un cambio di rotta, perché dopo 70 anni di crescita demografica, la Cina è in discesa da 3 anni e presto potrebbe non essere più il paese con più abitanti al mondo. Potrebbe essere superata dall'India, se non sbaglio. Il dato è così drastico che il governo cinese potrebbe abbandonare qualsiasi forma di pianificazione delle nascite, quindi tornano ad essere liberi di avere quanti figli vogliono. Se siete interessati, avete 4 milioni di euro da spendere, lo dico a voi due, Jimmy e Fede. È in vendita la villa Capri di Christian De Sica. Ha un giardino di 2000 metri quadri sul mare, più 250 metri quadrati di interni, suddivisi in 2 piani, 3 camere e 4 bagni. Non sono stati resi noti i motivi della scelta della vendita, ma ribadisco, se siete interessati, può essere vostra alla modica cifra di 9000 euro al metro quadrato. Questo è grande quando è il parcheggio di quella di Daniele. Che cazzo la prendo a fare? Ma che parcheggio, Jimmy? Io questa, una cosa così la uso per mettere le scarpe. Un paio, ovviamente. Ma quella è la cuccia di Yuna, in realtà. Ma nemmeno, quella è la cassetta postale. E parliamo di gente che punta al risparmio su qualsiasi cosa. Per la precisione, un 61enne ha chiamato la polizia per denunciare il consumo di acqua e gas del figlio. Il 61enne, a furia di lamentarsi della bolletta, ha costretto suo figlio a ridurre l'igiene quotidiana e, non contento, ha chiamato anche i carabinieri. Ha detto: tu usi troppa acqua, santo Dio, adesso chiamo i carabinieri. Quando le forze dell'ordine hanno raggiunto l'abitazione, hanno scoperto una realtà completamente diversa da quella descritta dall'uomo, ovvero il ragazzo poteva lavarsi con acqua calda solo una volta ogni 3 giorni e per farlo doveva addirittura scaldarsi l'acqua sul fuoco a causa dello scaldabagno rotto. Davanti ai carabinieri l'uomo ha anche minacciato di morte il figlio, e a quel punto è scattata una denuncia a suo carico ed è stato allontanato con urgenza dalla casa. Passiamo alla Germania adesso, perché è stato stabilito un nuovo record del mondo. Con ben 18 metri di altezza è stato realizzato il castello di sabbia più alto del mondo. Per la sua realizzazione sono intervenuti un team di 12 scultori e 8 tecnici da Russia, Polonia, Ungheria, Olanda e Lettonia. Per costruirlo ci sono volute 3 settimane e ben 11.000 tonnellate di sabbia. Ora arrivo io a gli dire un calcio. Sì, con i bambini cattivi. Mica, pensa veramente se si metteva a piovere. Ma vabbè, avranno guardato il meteo. Vabbè, non puoi mica dire il meteo in 3 settimane cosa fa. Boh, ma magari, non lo so, sicuramente non è sabbia normale, ci sarà del cemento anche in mezzo, perché comunque io quando vado al mare prendo 2 secchielli, faccio una torre con uno sopra l'altro, crolla tutto in 2 secondi, in questi non so come cazzo facciano a fare un castello di 18 metri. Ci vedo al mare col costumino seduto che fai la torre con i secchielli. Certo che sì. A 35 anni. Io 35 anni ce li avrà tua sorella. Quanti ne hai? 38? Ma che la fa il culo? Dimmi te se mi devo far offendere da un quarantenne come te. Tra l'altro sto notando adesso, in questo castello hanno fatto anche i leoni all'ingresso. Sì. I leoni di sabbia. Sì. E sono più grossi di una persona. Voi avete mai fatto una vendetta per amore? A voi, anche per molto meno. Il discorso è tipo: il vostro ragazzo o la vostra ragazza vi lascia o vi tradisce e voi, invece di farvene una ragione e andare avanti con la vostra vita, ricorrete ad una vendetta. L'avete mai... No, sono andato a prenderla all'autogrill una volta. Il Ma tipo. Chi? Il tuo tipo. Ex? No, quel tipo. No, la vendetta, la vendetta d'amore nei confronti della tua ragazza, non del terzo. No, assolutamente no. Tu, Jimmy? Io ho pisciato la macchina. E comunque, quello che è successo a Mantova l'altro giorno è una grande vendetta d'amore. Una donna di 55 anni è stata lasciata dal suo convivente e quando ha scoperto che dopo qualche giorno lui aveva già iniziato un'altra relazione, ha pensato bene di fargliela pagare. Quindi è andata nel parcheggio dove sostava la macchina del suo ex e ha pensato bene di darle fuoco. Il problema è che le fiamme si sono estese e oltre alla macchina dell'ex ha carbonizzato altre 6 vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sì, però c'è da dire, spezziamo una lancia in favore di questa donna, ha avuto la decenza di andare dai carabinieri a costituirsi. Comunque, compleanno tutto italiano, l'altro giorno è stato l'anniversario della Vespa. La moto, ovviamente, stiamo parlando della moto, non l'insetto.
La Vespa ha tagliato il traguardo dei 19 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo e soprattutto ha compiuto 75 anni dalla sua nascita. E a chiudere le notizie flash andiamo in Inghilterra, dove il 32enne Richard Wiley, padre di due bambini, è stato arrestato e condannato per molestie. Per ben due mesi si è appostato in vari supermercati, munito di telecamera GoPro appiccicata su un piede, e in questo modo ha filmato più di 250 donne sotto la gonna, scattando più di 6.400 immagini. Ad incastrarlo è stata una ragazza di 16 anni che, mentre si cambiava in un camerino, ha sentito il click di una fotocamera e da lì sono partite le immagini. Prestate attenzione, ragazzi, perché il genio del giorno è spettacolare. Il genio del giorno di oggi penso che abbia organizzato il più grande colpo di scena della storia dei social network. Il protagonista, o meglio la protagonista, si chiama Azusa Gakuyuki ed è una sex influencer ventenne giapponese. Nel 2019 è salita sulla cresta dell'onda degli influencer giapponesi, guadagnandosi migliaia di follower grazie alle sue foto. Oltretutto è riuscita ad entrare nelle grazie di tanti ragazzi, perché vabbè, oltre ad essere carina, ha delle passioni che l'avvicinano molto al mondo maschile, quindi esperta di moto, escursioni in montagna, sci e tanti altri sport. Poi, qualche giorno fa, è successo un dramma. Visto il suo grande successo sui social, hanno invitato Azusa nel programma televisivo giapponese Monday Late Show per un'intervista. Azusa, nonostante l'esposizione sui social, è molto timida e non sa se accettare o meno questo invito nel programma. Oltretutto la trasmissione è in diretta, quindi se non sei abituato alle telecamere, la presenza in live è abbastanza traumatica. Morale della storia, inizia il programma televisivo e quando annunciano l'ingresso di Azusa, per scoprire in diretta, tipo Maria De Filippi, se avesse accettato o meno l'invito, dalla porta principale fa l'ingresso quest'uomo qua. Dopo qualche secondo di confusione, il conduttore chiede all'uomo spiegazioni, domandandogli chi fosse. E il misterioso uomo di 50 anni dà una notizia shock a tutto il Giappone. Dice: "Io sono Azusa Gakuyuki". Dopo il panico generale, l'uomo spiega raccontando la sua storia, dice: "Non sono una ragazza di 20 anni, in realtà sono un uomo di 50. Dopo aver aperto i miei profili social, nessuno mi calcolava, così ho deciso di usare FaceApp per modificare le mie foto in modo da essere una donna". E volete sapere la cosa ancora più bella? Che dopo questa dichiarazione in pubblico i suoi follower sono addirittura triplicati e continuano a crescere perché vogliono vedere le foto di lui in versione da donna. Quindi Azusa, eroe nazionale del Giappone. Torna la rubrica della botta di cool per la felicità di Jimmy. Questa rubrica, diciamo in generale, nasce per far innervosire Jimmy con le botte di culo delle altre persone. E per questa storia ci troviamo in Inghilterra. Un uomo di 50 anni sta facendo la spesa nella catena di supermercati Tesco. O meglio, ha ordinato delle mele online ed è andato a ritirarle di persona al supermercato. Che cosa è successo? L'uomo esce con la sua busta, apre il bagagliaio della sua macchina e prima di partire decide di mangiarsi una delle mele. Mette la mano nel sacchetto e sente una scatola rettangolare al suo interno. Incuriosito la estrae e indovinate un po' che cosa c'era nel sacchetto di mele? Un Rolex. No. Un anello, una collana d'oro. No. Della cocaina. Perché della cocaina, Fede? Tra le mele trova un iPhone SE nuovo di zecca, in scatolato, cioè non usato, proprio nella scatola ancora in celofanato. Ma invece di partire sgommando con la sua auto come se non ci fosse un domani, l'uomo è una persona onesta. Rientra nel supermercato e denuncia lo sbaglio, dice: "Guardate, nel sacchetto di mele c'è finito un iPhone nuovo". Al che il commesso gli spiega: "Nessuno sbaglio, signore. È un omaggio che la nostra catena di supermercati sta facendo in questi giorni. Mettiamo a sorpresa dei regali tecnologici a caso nelle buste della spesa delle persone".
apriamo l'angolo della morte parlando della scomparsa di Nedo Settimelli, pioniere della TV e della radio, se ne va all'età di 78 anni dopo un ricovero in ospedale. L'anima di Arezzo TV. Chi di noi non ha mai guardato Arezzo TV? Io, Arezzo... soprattutto perché non gli hanno fatto una foto di qualità più elevata. Minchia, quanto Daniele mi fa incazzare questa cosa. Ero lì che bestemmiavo oggi pomeriggio dicendo: ma cazzo, pioniere della radio e della TV, lavora in televisione, non ha una foto in alta risoluzione. Ma che persona sei? Chiudere l'angolo della morte ci lascia all'età di 81 anni la cantante Ilvia Maria Bilocati, meglio nota con il nome di Milva. Il capo dello Stato ha salutato la cantante dicendo: un'interprete colta, sensibile, versatile, molto apprezzata in Italia e all'estero. È morta qualche giorno fa, però l'ho scoperto oggi io. Ma va, è già morta da un po'. Qualche giorno fa. Questo weekend, da un po', 3 giorni. Cioè, è ancora caldo il cadavere. Ti piace Milva, Fede? Ha un suo perché. Infatti immaginavo, è più o meno l'età della musica che ascolti tu. Ah no, inteso come canzoni? E cosa vuoi? Vuoi buttarglielo a Milva? Pensavo... Ma io non lo so, cioè come ma cazzo parlate? Dio. Sembra che parlate due lingue diverse. Stiamo parlando di una cantante che è morta, ti dico ti piace Milva? No, fisicamente, ma ti pare? No, ma poi è morta! C'è un minimo di rispetto. Cari ragazzi, la puntata di oggi finisce qui. Speriamo che vi siate divertiti. Noi ci rivediamo domani su YouTube con questa puntata rimontata solo dalla parte delle notizie. Domani sera alle 21 con una nuova puntata del Doesn't Matter Podcast. Ciao! Ciao ragazzi!